Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi parliamo dell'Harley Davidson. Avete visto il titolo, sicuramente vi starete chiedendo cosa è successo, di cosa parliamo oggi. Parliamo della prima moto cinese prodotta, costruita e distribuita in Cina dell'Harley Davidson. E sicuramente qua agli harleisti saranno venuti i capelli dritti in testa. Allora, effettivamente parliamo proprio di questo, ragazzi. C'è una foto della nuova, appunto, Harley Davidson 338, che è il modello costruito appunto in Cina dalla QG Group. Ora, per chi magari non mi segue comunque da tempo, magari non conoscerà un po' la storia di questa piccola moto asiatica cinese. Di fatto, il tutto nasce l'anno scorso da una collaborazione, da una news di una collaborazione tra Harley Davidson e Quanjin o cosa del genere Group, la QG Group, che è il marchio che dal 2005 ha acquistato appunto la Benelli. Quindi ecco, per chi mi segue comunque già conosce questo QG Group, perché ne parlo sempre comunque in relazione alla Benelli, in questo caso ne parlo in relazione appunto all'Harley Davidson, come piccolo il mondo. Dicevo, allora, questa piccola collaborazione messa in piedi comunque l'anno scorso, cosa prevedeva? Prevedeva l'espansione dell'Harley Davidson nei mercati comunque asiatici. E lo prevedeva appunto con una moto nuova di piccola cilindrata costruita interamente e distribuita in Cina. Ora, diciamo che la moto doveva essere disegnata dal centro stile comunque Harley Davidson e poi comunque costruita appunto dalla QJ Group. C'era anche una foto uscita poi dopo circa un mese o due dalla news di questa collaborazione, dove veniva appunto ritratta questa piccola Harley Davidson chiamata all'epoca HD350, la vedete qui di fianco. Dopodiché, ragazzi, di questa moto si sono perse le tracce fino a pochi giorni fa. Di fatto si pensava che il progetto comunque fosse stato cancellato nel tempo. Perché? Perché il tutto era nato da una idea, comunque da un progetto di espansione del CEO precedente dell'Harley Davidson, quello che adesso hanno cambiato circa un mese o due fa. Quindi si è pensato, siccome comunque questa moto era prevista dal CEO precedente, quello nuovo magari ha cambiato comunque piani. In realtà, ragazzi, per la felicità e per la gioia degli amanti Harley Davidson, il progetto è vivo e vegeto e la moto l'hanno costruita ed è pronta per essere distribuita in Cina, cosa che dovrebbe avvenire in teoria nelle prossime settimane. Allora, qui di fianco vi lascio la foto di questa bellissima moto. Allora, parliamo della appunto HD338. Questo è il nome ufficiale della moto perché si legge appunto comunque sulla moto c'è scritta HD338. Quindi non si chiama HD350, ma 338, presumibilmente per fare un gioco con l'Harley Davidson 883, no? Robe cinesi queste. Allora, la moto in sé com'è fatta? Ovviamente si conosce poco, si sa che comunque la cilindrata dovrebbe essere un 350, un 338, insomma, non è chiaro la cilindrata, proprio meno è quella. Dovrebbe essere qualcuno dice un bicilindrico, qualcuno dice che il motore dovrebbe essere quello della TRK502, però questo non è ancora chiaro. Comunque, a grandi linee la potenza dovrebbe essere attorno ai 40 cavalli, 38-40 cavalli, mentre diciamo la struttura della moto sembra essere quella dell'attuale Benelli 302S, che è una moto appunto venduta dalla Benelli qua da noi in Italia. Quindi, diciamo, la QG Group fa quello che sta facendo con la Benelli, ovvero di fatto farà comunque, si pensa, più versioni comunque della stessa moto, no? Quindi probabilmente prende la base di una moto che vendono in Cina, che magari portano in Italia, e da lì ci fanno su la versione appunto dell'Harley Davidson. Oltretutto non è comunque escluso che ci possano essere più varianti di questa moto per più mercati, ovvero potrebbe inizialmente arrivare comunque sul mercato cinese asiatico questa HD338, ma poi potrebbe arrivare comunque una seconda variante, una seconda versione per i mercati europei. Questo però ancora è un rumors, non c'è niente di ufficiale, al momento però sappiamo solo l'esistenza di questa HD338. Quindi alla fine era tutto vero, ragazzi, la collaborazione era reale, la moto effettivamente l'hanno costruita. Ora, magari insomma una considerazione, no? Perché comunque entriamo nel campo, ragazzi, delle moto cinesi. Quando parliamo di moto cinesi, sapete io come la penso, non ve lo nascondo, cioè non vi do la notizia fredda così come deve essere detta, ma sapete che comunque mi piace aggiungere qualche mio commento. Discorso moto cinesi, dicevo, sapete cosa ne penso? Io ho provato diverse Benelli, di fatto le Benelli sono costruite in Cina dalla QG Group, la stessa che poi va a costruire anche
l'Harley Davidson 338, quindi insomma, ecco, ho provato delle moto comunque di questo gruppo, di questo QJ Group. Dicevo, ho provato queste moto e sapete cosa ne penso? Sono moto comunque sì che costano poco, no? Ma che per quanto mi riguarda fanno perdere comunque l'anima del marchio, cioè. Nel caso comunque della Benelli parliamo di un marchio italiano, insomma non è paragonabile la Benelli e una Harley Davidson, no? In questo caso parliamo di moto cinesi, però di un marchio enorme, famoso come la Harley Davidson, capite? E per me, secondo me è un po' triste dare questa notizia, parlare di una moto costruita in Cina per il mercato cinese, una moto diversa comunque dall'attuale Harley Davidson, per cercare comunque di spingere le vendite del marchio Harley Davidson. Non lo so, secondo me è una cosa triste abbinare questo binomio qua, no? Il binomio moto cinese e Harley Davidson. Cioè è una cosa triste, cioè immaginatevela se fosse una Ducati, no? Cioè Ducati che per andare a espandersi nei mercati cinesi va a fare una società, comunque una collaborazione con i cinesi, no? E nasce magari la Panigale V5S, cose strane cinesi. Non lo so, a me rende triste, cioè, sapere che comunque in Cina fanno un modello di una Ducati, loro, tutta loro, del loro mercato, con i loro design, cose così. Non lo so, a me è una cosa che rende un po', mi stranisce, diciamo così. Poi questo qua è il mio discorso, sapete come la penso, sicuramente arriverà qualcuno a dirmi, ma tanto le moto le costruiscono tutte in Cina. Su questo punto alla fine è vero, nel senso che nel 2020 KTM costruisce le piccole in India, costruisce le medie in Thailandia, la Honda costruisce le moto in Cina, però qua parliamo proprio di una moto costruita apposta per il mercato cinese con il nome Harley Davidson, insomma è una cosa un po' diversa, un po' come se ci fosse l'Aprilia che va a fare la Tuono 660, però anche diversa per il mercato comunque cinese, con le loro grafiche, con il loro design, con il marchio comunque Aprilia sopra. Non so, è una cosa che stranisce e secondo me rende un pochettino triste. Quindi il tutto, insomma, ha dei tonni cupi per quanto mi riguarda. Questo è comunque il 2020, nel senso che Harley Davidson a quanto pare non è più in grado di reggersi da sola con le sue gambe per il suo mercato comunque, per il mercato americano e il mercato europeo, e quindi a quanto pare deve fare queste cose per cercare comunque di spingere le vendite. Ora, un altro marchio che si sta comunque espandendo in Cina, vi ricordo essere l'MV Agusta. Uscita la news l'anno scorso, ha avviato una collaborazione con la Longqing Motor, che è un'azienda appunto cinese che dovrebbe costruire moto di piccola cilindrata o comunque 400-500 per il mercato cinese, per poi arrivare successivamente anche noi in Italia. Insomma, è una notizia un po' che stranisce, no? Cioè, immaginatevi le MV Agusta 400-500 costruite come se fosse la Benelli da un marchio comunque cinese. Non lo so, io faccio parte di quelle categorie di persone, di motociclisti, che rimangono straniti da queste notizie, no? Cioè non vorrei vedere queste cose nel 2020, però effettivamente stanno arrivando, stanno succedendo. L'Harley Davidson 338 sarà appunto la prima moto prodotta, costruita apposta per il mercato cinese dai cinesi. Boh, niente, fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate della notizia in sé, se secondo voi è una cosa normale, tranquilla o se anche secondo voi effettivamente fa un pochettino rosicare. Lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi a YouTube con lo Instagram di Becker Ufficiale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!